Spettatori e costruttori del nuovo mondo, buonasera e benvenuti al Vota Antonio, seconda edizione. Buonasera. Edizione speciale dedicata alle elezioni regionali. Che cos'è il Vota Antonio? Semplice, il Vota Antonio è un salotto in cui politica e varietà vanno a braccetto, un po' come in Parlamento, però con meno idiozie. Lungi da me voler battere i miei maestri. Che cosa succederà questa sera? Semplice, noi avremo il piacere di avere degli ospiti qui con noi a cui rivolgeremo domande, dubbi, speranze e desideri su tutto ciò che riguarda la nostra realtà locale, ma soprattutto regionale, e lo faremo evidenziando, analizzando i problemi, tentando di trovare soprattutto le soluzioni. Bene, prima di cominciare volevo innanzitutto salutare alcuni amici presenti qui in sala che sono stati insieme a me partecipi della scorsa edizione del Vota Antonio: Giovanni Mangalaviti, Gero Guagliardo, che si sta ubriacando lì sotto e fai bene, Claudio Casinisa, grazie ragazzi, se sono qua è anche il merito vostro. Bene, i due condottieri musicali, teatranti, i principi della melodia recitata, la bottega retro. E non posso cominciare questa serata se non ho accanto a me il mio assistente. Come vedete io sono messo qui perché qua deve essere riempito da un'altra persona molto importante. Il mio assistente, il mio braccio destro, la mia spalla, il mio compagno, il mio consigliere, la penna più pungente, spinosa, martellante, rompiballe del panorama giornalistico italiano, Vasili Sortino! Basta! Buonasera, madame! Osma! Buonasera, Sortino! Pasqua. Ma dov'è Cristiano? Cristiano è di là. Ma cos'è sei? Chi sei tu? La spendi in review? È passato Mario Monti pure da qua. Ma che si è drogato questo? Cioè, raccomandato dai nuovi soci del palazzo. Ma quando mai? Ci siamo messi d'accordo in senso amichevole. Lui mi ha detto: vorrei fossi tu il prossimo conduttore del Vota Antonio. Io ho accettato. Vabbè, mi accetto. Tu ti chiami, quello si chiama Pasqua, tu quanto Pasqua, giusto? Pasqua, perché okay, molto semplice. Vabbè, io volevo uno che si chiamava Natale, che ci possiamo fare? Il senso dell'umorismo di un vaso di basilico. Beh, iniziamo. Cominciamo. Ci siamo. Quanto manca? Diamo una notizia. Mancano 10 giorni alla fine della campagna elettorale! Ci siamo, signori. La più scarrupata, la più trecca, si contenga, si contenga. Ma che è Capodanno? Fortino, scusa, cioè, il Capodanno si conta con i secondi, non con le giornate, quindi conteniamoci. Vabbè, basta. A questo punto chiamerei il nostro candidato. Che c'è stasera? Non so se lei lo sa, ma questa sera abbiamo un candidato di sinistra. Ah, ma lei mi dà una notizia, perché io ho un problema. Qua? In Sicilia, l'ha detto poco fa prima il suo collega, sì, quello che l'ha sostituito. Lei, sì. Diciamo, lei... Andiamo avanti con questa storia. E che esiste una sinistra vera e una sinistra finta. Sì, cioè, a me non interessa se esiste una sinistra vera e una sinistra finta. Okay, queste polemiche le lasciamo fuori da questo locale. Dico soltanto che questa sera avremo un candidato di sinistra ed è una persona vera. Le sta bene? Le sta bene. Buon e allora vogliamo presentarla? Presentiamola! La candidata alla presidenza della regione che vuole liberare la Sicilia! La donna che sussurrava ai metalmeccanici! La sindacalista più temuta da Sergio Marchionne! Signore e signori, è qui con noi Giovanna Manano! L'elemento sorpresa, mi chiamo Pasqua. Bene, buonasera. Tutto bene? Tutto ok? A suo agio? Sarkozy andrà incontro? Vasili Sortino si calmi. Bene, cominciamo subito con la domanda. Subito.
Giovanna Marano, in una frase, cosa vuol dire per lei la parola Sicilia? Una terra straordinaria, devastata, rovinata negli ultimi 12 anni da quattro governi dell'isola, quattro legislature, una peggio dell'altra. Hanno usato le nostre risorse per fare i loro affari, hanno devastato l'isola, hanno sprecato risorse dell'Europa, i fondi europei li hanno utilizzati in piccolissima quota, per macro progetti anche lì che non hanno avuto nessun impatto sullo sviluppo, hanno sprecato un sacco di opportunità, non hanno fatto niente per impedire alle nostre industrie di andare di chiudere, né tantomeno hanno salvato l'agricoltura e hanno alla fine ci hanno consegnato un'isola che è al default economico e in emergenza sociale, lo dice pure il cardinale Romeo. Perfetto. Grazie. Un inizio ottimista, quello del voto attuale. Grazie mille. Allora, Marano, mi guardi per favore. Allora, la sua è una candidatura figlia della casualità e della distrazione di Claudio Fava. Cerchiamo di essere obiettivi da questo punto di vista. Come sta giustificando agli elettori un ruolo da aspirante governatrice acquisita 30 giorni al voto senza temere di essere osservata come una supplente? Io penso che è semplice. Quando ho scelto nel corso di 2 ore e mezza di lasciarmi alle spalle il mio lavoro di sindacalista per accettare questa candidatura in emergenza, l'ho fatto pensando che poteva essere passione civile pura quella di da candidata all'emergenza in una condizione difficilissima per portare in porto un progetto politico che probabilmente aveva bisogno di una persona come me. Ok. Chiedo scusa. Non mi sento una sostituta. E chi ha detto lei? C'ho un vicepresidente, è una giunta nominata con 5 assessori. Carissimo, io sono con lei. Chiedo scusa. Vlotta, mi scusi. Sì. Che cosa sta facendo? Niente, prendo appunti. Perché, scusi? Cioè, possiamo parlare più tardi. No? Sta scrivendo. Io prendo appunti. Ma lui fa così, scrive. Io scrivo, gli passo. Scrivo. Vabbè, affari vostri. Andiamo avanti. Bene. Marano. In questo paese, storicamente, quando i sindacalisti hanno abbandonato il loro ruolo per darsi alla politica, non hanno mai ottenuto i risultati sperati. È successo a Cofferati a Bologna, è successo a D'Antoni, lei ride e fa male. È successo a Pezzotta, a questo punto io le chiedo, perché con lei dovrebbe andare diversamente? Prima tutti questi nominati erano uomini. E io ho una marcia in più. Io non avevo detto che ne facciamo per il esempio di proprio. In questi ultimi 10 anni più appassionati della mia vita li ho passati in frontiera con la FIOM, che è l'unico sindacato resistente di questo paese. Perfetto, non so cos'altro aggiungere. Va bene, la risposta l'ha data. Sì, certo, c'era la Polverini pure, ma poi ci torniamo. Ha un'altra tradizione, ha fatto altre cose, e poi l'unica che ha vinto, quindi. In proprio, io mi hanno perso, quella ha vinto, era l'UGL. Mm-hmm. Potrei dire pure di l'alimentare certo, ma i polis lo sanno tutti. Bene Marano, adesso parliamo di lavoro, che è un tema a lei molto. Caro. Adesso noi chiameremo sul palco un suo collega, possiamo definirlo un collega? Sì, sì, anche lui è un sindacalista, la signora è della FIOM, il collega è della FUM, perché è un sindacalista tutto fumo. Sì, vabbè, queste cose, questi dettagli lasciamoli altrove. Bene, si tratta appunto... Sì. Si tratta di un sindacalista, sì, di un collocatore, nella fattispecie. Ah. E il suo lavoro, diciamo, che consiste nel valutare le varie richieste che gli arrivano dai giovani, che purtroppo sono alla ricerca di un lavoro, e questa sera ha chiesto di poter intervenire qui sul nostro palco del Votantonio per
chiederle dei consigli, se non anche con delle consulenze. Sì. Vogliamo chiamarlo? Sì, prego. Signore e signori, Roberto! Buonasera Pizzo. Bello. Ma buonasera. Colloca ogni buonasera, buonasera Pasqua. Buonasera Pizzo, ma lei ogni giorno quanti giorni li colloca? Devo perdere tempo a pettinarmi prima di collocarli, quindi un po' di tempo lo perdo. Sì. Signor Pasqua, sì. ho appena introdotto. Lei si chiama Pasqua? Esattamente. Che caso ci fa a ottobre qua? No, era per rompere il ghiaccio. Posso salutare il resto della macchia? Siamo Sortino! Buonasera! Come va? Il giornalaio? Tutto a posto? Edicola? È tutto ok? Buon inserto? No, aspettavo il calendario di Frate Indovino, se lo mette da parte. Io pronto per la pelusa. Scusate, è una serata seria questa. Più serio di così. Musicanti, ecco, compratevi un panino. Ma che dà? Ma che? Lei sono musicanti da strada. Ho preso. Il fondo questo qua è da parte. Non prendo tutto ciò è vergognoso. Comunque, le lascio spazio per quella che era la sua richiesta. Perfetto. Allora, Marano, anzi, Giovanna. Siamo colleghi, sindacati, siete vicini di casa. Giovanna, non ho capito bene qual è la sigla sindacale che ma queste sono vaneggiamenti di Sortino. Fumo. Comunque, Giovanna, perché si chiama Giovanna? Cioè, sulla carta d'identità come spunta? Nome? Giovanna. Ok, quindi sulla carta d'identità. Nome senza nome. Ma su questo non ci piove. A proposito di carta d'identità, residenza? Cioè, quindi se io. Io la mando una cartolina dal Palab la Giovanna Marano, recapita a Palermo. Dovrebbe arrivare. Vabbè, Marano, io ero venuto qui per sottoporle un curriculum abbastanza singolare che mi è giunto e volevo qualche consiglio da parte tua, visto che sei più navigata e più esperienza di me. Navigata? Hai più esperienza lavorativa di me. Allora, navigata. Non mi piace come aggettivo. No, nel senso che. Navigata niente! Ma perché ha detto navigata? Io ho detto navigata, ma che c'è con me? C'è un complotto stasera. Assolutamente. E quindi volevo sottoporre questo curriculum abbastanza singolare. Prego. Sortino, mi fa da banchitello che io. Oh, grazie, perfetto. Sta buffone alla banchitella. Va bene, io adesso. Perché io sono professionale, ho la banchitella. E allora. Giovanna. Andiamo alla lettura del curriculum. Leggiamo immediatamente l'oggetto. Oggetto curriculo vita. Perché curriculo è singolare uno, maschio, quindi curriculo. Ok. Geniaci. Oh, già a me la cosa doveva farmi pensare perché la data era 01/04/2010. 1/4, primo aprile, pesce d'aprile. Certo. E quindi già la cosa mi doveva un po' far storcere il naso. Andiamo alla lettura. Io, il sottoscritto, e non mette niente. Ottimo inizio. Forse per la legge della privacy, non lo so. Sì, sarà. Nato a Palermo il 18/04/74, residente a Bonaggia Centro. Cioè ci tiene perché lui è un nazionalista, ma dice io sono orgoglioso del mio quartiere, quindi Bonaggia Centro. Le radici sono importanti. Esattamente. Oh. Non possiedo patente. Apre parentesi, nessuna. Cioè lo specifica, non è che dice non possiedo patente, ma forse ce ne ho qualcuna. Nessuna. Però so guidare bene e se vogliate vi faccio pure di autista di camion. Oh signori, non sono cavolate, è tutto qui, carta canta, va bene? Dio santo. Oh, andiamo avanti, adesso comincia con i titoli. Sì. Ho studiato fino alla terza elementare. Si sente. E questo si vede pure. Certo. Mi intendo di videogiochi, soprattutto di PlayStation, perché l'inglese si scrive, lei mi insegna come si pronuncia. Oh, assolutamente sì. Esatto, questo lo pronuncia pure male però. Sono disposto ad andare anche all'estero, non mette l'apostrofo perché in tempo di crisi risparmia pure certo, l'apostrofo. Conoscenza italian parlato buono, scritto così così. E si vede. E si sente. È coerente con. Assolutamente. Oh. Adesso attenzione perché cominciano le richieste. Se mi assumete, attenzione Giovanna, se mi assumete, voglio un contratto definitivo. Che sì, cioè un contratto. Le referenze sembrano. Cioè, ma definitivo proprio che non c'è speranza, io voglio morire con questo lavoro. Esatto.
si vuole annoiare, come diceva una volta Monti. Beh, bravo, bravo, è uno che si vuole annoiare. Oh, attenzione, adesso le aspirazioni. Sì. Mi sento fatto a ruoli di comando: presidente, direttore, marketing, contabilità. È un tuttologo, è mirato soprattutto, perché già si vuole candidare per presidente. Magari, chi lo sa, può essere un suo collega, un suo avversario a quelle prossime. Ma non risponde, non stia al gioco. No, no, ma attenzione, adesso l'educazione viene fuori. Ok. Ringrazio, è un latinismo, della disponibilità a leggere questa lettera. Non so più che scrivere, saluto. Certo. È uno conciso. Attenzione, c'è un PS. Che dici? Un saluto particolare al presidente o dottore, perché lui giustamente dice chissà a chi va a finire questo curriculum. Certo. Io metto le mani avanti, faccio l'elegante, presidente, dottore, metto più nomi così almeno a chi pio pio. Attenzione però, si era dimenticato una notazione, la mette dopo. Sì. Ascolto tanta musica, in particolare Gigi D'Alessio. Ma che c'entra questo, mi scusi? Oh, fa curriculum oggi domani. Attenzione, notazione veramente importante. Mi piacciono le donne. E lo sottolinea. Ah, ok. Può servire. E siccome, magari fa, dice, può essere che sono frainteso. Certo. Sottolinea. Gradisco posti di lavoro con donne. Cioè, non facciamo che mi mettete colleghi uomini. Ah, ok. Caso. Oh, e adesso fa vedere che lui conosce la prassi con cui deve essere redatto un curriculum. Certo. Attenzione, che questo è ingegno. Dico di sì al consenso del trattamento dei dati citato al senso dell'articolo 23-24-136. Buongiorno. Io francamente... cioè non... Io francamente pure, onestamente. Ma no, allora, adesso la domanda, diciamo, è d'obbligo. Questo genio della narrativa creativa che si è appena proposto, ma dove lo collochiamo? Cioè, che ruolo pensa per questo individuo? Io saprei dove mandarlo, però la mia figura... Me... Facciamo, diciamo, a suo buon cuore. Se il collocatore lo chiedevo. No, ma... lei si occupa di questo, mi fa questo. Sì, no, no, ma siccome lei ha un'esperienza maggiore come sindacalista, ha avuto a che fare col mondo del lavoro in maniera più... Ma il sindacalista non è un collocatore. No, assolutamente, ma che c'era, che va pensando? Ma che va pensando? Lei ha avuto esperienza nel mondo del lavoro molto più rispetto al sottoscritto. Come, diciamo, una persona con queste qualità intrinseche, molto intrinseche forse, che figura professionale gli viene associata? Ma non scappi, se può. No, io scappo. Potrebbe essere sottoposto, non so, a un percorso di formazione professionale, uno dei tanti enti della regione siciliana. Ma che la risposta c'era, io lo so. È più contento adesso, è più sereno. Sono contento, sereno, e vi lascio con una considerazione. Però lei non mi ha risposto, è collocatore sì o no? Io sono collocatore, però il problema qual è? Alla FUM. Una volta questa No, no, mi lasci concludere con. Ma lei invece, quando gli arrivano tutti i curriculum, ripeti, sistemati, dei ragazzi che cercano lavoro, che fa? Io valuto il loro profilo professionale, sì. Dopodiché la chiamo e dico, Mariano, dove lo infiliamo questo di qua? Perché io ho bisogno di un sostegno morale da parte di gente che... Dove lo infiliamo il curriculum? No, quello è Pasqua, per favore. Io il suo linguaggio, sai, sembra a doppio senso, Pizzo. Io... Assolutamente, a senso unico, sempre quello. Io ho la sensazione che voi fate una bella anagrafe, archiviate, ma non riuscite mai a... Beh, in effetti... Non questo signore, ma anche invece... Quelli... Il curriculum ha fatto il bene dei nostri giovani. Guardi, a me purtroppo mi sono arrivati sempre queste cose molto interessanti. Ora, ma la lascio però con un pensiero che voglio che lei accolga in maniera diciamo, amichevole, perché è un pensiero filosofico desunto dalla lettura di questo. Ma almeno ci lasci con... Assolutamente. E, rileggendo questo curriculum per l'ennesima volta, mi sorge spontaneo un pensiero filosofico. Come disse Zarathustra, che tu ti muovi e cammini, o ti fermi e stai seduto, prima o poi una testa di cazzo come questa la incontri sempre. Ma cosa dici? Ma si rende conto con chi sta parlando? Allora, io la saluto, è stato un piacere confrontarsi con lei. Mi piace, perché
perché penso che un collocatore in Sicilia davvero abbia un ruolo difficile, perché non riesce mai a collocare nessuno. Ma secondo lei perché ci andiamo per capello io? Perché è difficile il mio lavoro. Vabbè, ma saluto. Io per questo le chiedo di votarmi. Guardi, per cambiare pagina. Ma io guardo. Così lei probabilmente con se libera Sicilia riesce a spazzare via tutta la clientela da quest'isola, potrebbe ritornare a fare il collocatore. E io spero di cambiare queste pagine. Mi voti. Assolutamente. Grazie. Assolutamente. Sia nel nucleo della serata. Ok, cominciamo. È arrivato il momento delle domande in un minuto, cara Giovanna Marano. Cosa sono le domande in un minuto? È molto semplice, le verranno poste delle domande e lei avrà un minuto per rispondere. Dietro di lei, se può notare, c'è un countdown. Vede? Un minuto, lei ha un minuto. Cosa succede durante questo minuto? Lei appunto deve rispondere tenendo conto del tempo che passa. Ad aiutarla ci sarà Aldi Rosa, che a 10 secondi dallo scoccare, salve, eseguirà questa dolce melodia. Negli ultimi 3 secondi, se lei ancora non conclude, succederà qualcosa di molto, ma molto. Basta! Capito? Chiaro? Perfetto. Proceda Sortino. Marano, perché crede di poter essere un buon presidente per la regione? Perché tutti questi anni mi sono confrontata con le istituzioni regionali e non sono mai stata nelle condizioni di trovare una sola soluzione ai problemi che ponevo e quindi ho imparato un sacco di cose. E beh, potrei sicuramente risolvere tanti problemi che affliggono quest'isola, perché sono stata 20 anni in ascolto dei problemi reali delle emergenze sociali in Sicilia. Perfetto, perfetto. Possiamo azzerare, grazie regia. C'è 27 secondi. No, può continuare quando vuole. Può continuare quando vuole. Vale. Sa soltanto che ho un minuto a disposizione. Andiamo con l'altra domanda. Lei è stata l'ultima candidata a scendere in campo in questa campagna elettorale e lo sta facendo seguendo. Mi piace scendere in campo. Ok. E lo sta facendo seguendo dei ritmi molto forsennati. Alcuni li definiscono addirittura disumani. Dove prende tanta energia e qual è il suo segreto? La passione civile, il fatto che in tutti questi anni ho visto che la politica non ascoltava mai i problemi della gente vera, quella che perdeva il posto di lavoro, quella che aveva bisogno di essere tutelata, quella che aveva bisogno di ritrovare un lavoro dopo 10 anni di cassa integrazione, non trovava nessuna mai risposta, trovava l'indifferenza, la supponenza, la lontananza di una classe politica che non ha a cuore il lavoro, le condizioni sempre più precarie di chi lavora. E quindi questo nel corso degli anni mi ha fatto sicuramente accumulare tanta esigenza, tanta necessità che il lavoro ritorni al centro della politica e della vera passione politica. Bene, siamo ancora in tempo, 15 secondi allo scoccare. È un fulmine, Marano. Bene, siamo pronti a... C'ha paura della tromba. C'ha paura della tromba, sì. Marano, lei è diventata popolare per le lotte sindacali, soprattutto legate alla Fiat dei Termini Imprese, ma valeva e vale ancora la pena combattere per un'azienda che produceva auto in perdita e che alla fine è stata posizionata lì dagli Agnelli solo per fare un favore alla politica? Sì, perché quello era lo stabilimento comunque che aveva un tasso di produttività tra i più alti d'Italia. Quella è stata un'esperienza produttiva che ha dato tanto a quel territorio e ancora ogni volta che ci penso, quale fu la frase che il 22 dicembre del 2009 Marchionne usò per, con grande disprezzo dei siciliani, annunciando che avrebbe chiuso e basta per Minimarese, fu la frase davanti allo stupore della sua diciamo spregiudicatezza, che era senza sé e senza ma, non lasciò nessuno spazio al sindacato, e lui rispose: in un solo modo si può risolvere la vertenza di Termini Imerese, se spostate l'isola in Piemonte. Okay. Ok, e siccome poi mi dispiace dirlo, però ho cominciato da Termini Imerese per fare poi successivamente sì, a
anche del resto, penso che anche oggi a rischio, è fatto in Italia, l'avevamo già detto, e mi pare che non si abbiamo avuto ragione, purtroppo. La prego mai più. Allora, una domanda personale: sappiamo che il suo staff le ha consigliato, quando va in televisione, quando fa i comizi, di gridare meno. Addirittura c'è chi le ha detto: quando strilli sembri Renata Polverini. Ha imparato a modulare la voce? Via con il canale. Allora, qualcuno mi ha segnalato che nei comizi, infatti si sente, perdo la voce, nessuno mi ha mai detto che sembravo Renata Polverini. Gliel'hanno detto? No, non me l'ha detto nessuno. Ha raccontato lui? No, errore, errore, non è così. E comunque io continuo nelle piazze a usare i miei toni appassionati, perché la gente ha bisogno di comunque di sentire che ti emozioni, e ha bisogno di capire in certi momenti che ci metti anche una dose di foga, perché sicuramente credi in quello che dici, e siccome sono pochi i politici oggi che credono in quello che dicono, sono molte, molto molto stile comunicativo efficace per coprire i vuoti della loro vera capacità di immedesimarsi nella gente e di appassionarsi. Un secondo, Marano. In estremis. Marano, arriviamo al suo programma. La parte più innovativa prevede la creazione di un assessorato dedicato a innovazione, sviluppo e giovani. Come funzionerà? Io ho annunciato che una delega speciale della presidenza sarà data. Chiedo scusa. A questo. Candano, per favore. Che c'è? Prego, risponda. Vorrei che abbiamo secondi. Che una delega speciale della presidenza sarà data sicuramente a un giovane per affrontare questi temi, perché i giovani sono i soggetti a cui è rivolto il progetto politico di Libera Sicilia, e come primo obiettivo c'è quello di reinventare il lavoro per loro in questa regione, rimettere al centro il diritto al lavoro, fare liberare tutte le risorse possibili, a partire da quelle del bilancio della regione che sono state utilizzate male per riprodurre questa classe politica autoreferenziale e con una missione, diciamo, piuttosto affaristica e clientelare, in direzione del microcredito, di tutti gli strumenti che a partire dai fondi europei liberano risorse per i giovani e per un circuito virtuoso. Sì, ma lei sta migliorando veramente, ha terminato, potevate anche lasciarla parlare, cioè, su secondi, vabbè, comunque ce la fa. Marano sta andando bene, fisca. Ok. Lei punta nel suo programma anche all'innovazione tecnologica e infrastrutturale. Per raggiungere questi obiettivi si potrebbero utilizzare i fondi europei. Dal 2006 ne sono arrivati in Sicilia 6 miliardi ed è stato speso appena il 15%. Se il resto però non lo spendiamo entro il 2014, l'Unione Europea questi soldi se li riprende. Ora io voglio sapere, con l'elefantica burocrazia che abbiamo in Sicilia, lei riuscirà a sbloccare questi soldi, la Presidente? Vai col tempo. Sì, perché uno dei nostri obiettivi è quello di velocizzare questa spesa con una capacità. Questa? Velocizzare questa. Questa? Scusate, potete detto spesa? Scusi, spesa. Velocizzare questi finanziamenti. Per spenderli, ok? Significa avere una cabina di regia, perché sono. Scrive, regia. Una cabina di regia che indirizzi. Non di regia. Ma si sono invertiti i ruoli qua, sortino. No, indirizzi. Io prego. Volotta, senta, lei mi sta mettendo un po' in difficoltà. È da un quarto d'ora che la vedo là a prendere appunti. Cosa sta facendo? C'ho il vuoto dietro. Sto prendendo punti. Basta, ma questo lo notiamo, non puoi interrompere. Ve lo dico dopo, per Pasquale, glielo dico dopo. Dopo, più tardi. Mi sta che non posso rispondere se mi fa così. No, io le chiedo scusa, guardi, le chiedo scusa. Facciamo ripartire il candale. Allora. Facciamo ripartire cortesemente il candale. Ripetiamo la domanda. Ripetiamo la domanda, grazie. Queste cose le dico io. Grazie, Volotta. Prego, regia. Andare a casa. Con l'elefantiaco burocrazia che c'è in Sicilia, come farà ad ottenere questi fondi, a spenderli tutti in sostanza? Velocizzando
il percorso burocratico dei fondi europei. Significa dare le coordinate che partono dalle scelte politiche regionali con una cabina di regia e indirizzarli direttamente al territorio, perché solo nel territorio si possono incentivare le vocazioni produttive che sono state maltrattate negli ultimi anni. Quindi da lì far partire la macchina che velocizza la spesa, fa i bandi di evidenza pubblica per il microcredito, non i macro progetti in cui si sono dispersi i fondi fino ad oggi, e creare degli sportelli della macchina amministrativa regionale nel territorio a servizio delle imprese e di tutti i soggetti che vogliono utilizzare i fondi. Oh, stop! Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. No, io quando vedo dico la frontetta in mano. Le lezioni si imparano molto facilmente. No, anche perché sto curando la cefalea che avevo con quella tromba. Mi tocca sangue. Qualcuno un momento? Allora, Marano, quanto le ha fatto male vedere la leader della CGIL Susanna Camusso schierarsi al fianco del suo concorrente Rosario Crocetta? Tempo! L'ho dichiarato, mi è dispiaciuto politicamente e personalmente un po'. Stop. Dire che non... Vai. Esponga. Ho sperato fino alla fine che rinunciasse, perché voglio tanto bene la CGIL e penso che sia una grande organizzazione pluralista che non doveva assolutamente fare la faziosa in una divisione così, diciamo, anche pesante come quella che c'è in Sicilia in questa campagna elettorale. Pensavo che la CGIL dovesse stare compostamente fuori da questa discussione. Le Crocetta, in questi ultimi 10 giorni di campagna elettorale, non vi siete risparmiati in attacchi e dichiarazioni l'uno contro l'altro? Non l'ho mai insultato, lui sì. O meglio, lei ha dichiarato che non si allerà mai con lui anche in aula dopo il 28 ottobre, esatto? Quindi, invece lui le ha detto della scema. Io non faccio finire, obiettivamente un bastaso, però. Allora, gli ostaggi della vecchia politica. Ora, io vorrei capire se la vostra è una strategia per rubarvi voti l'uno o l'altro, o non avete capito che i veri avversari sono Musumeci e Michiché. Via col te. Allora, innanzitutto ho cominciato lui con insultare. Sì. E io non l'ho mai insultato, sono una persona molto moderata da questo punto di vista. Secondo, il fatto che lui ricorresse sempre a fare appello a un'ipotesi di alleanza, mentre ha scelto deliberatamente di spaccare un'ipotesi di centrosinistra per allearsi all'UDC, ho detto solo pubblicamente che forse ha qualche problema, nel senso che forse pensava di avere sbagliato alleanza, visto che si è rotto un progetto politico per responsabilità esclusivamente delle sue scelte. L'altra cosa è che noi comunque, diciamo in maniera molto diretta, Pirosa, questa la faccia concludere per favore, grazie. Prego. Non è regolare. Voglio sapere perché mi attaccate l'altra cosa lato. È che il conduttore si lui ha volutamente spezzato questo fronte, se ne è reso responsabile, e invece ogni giorno emerge, nonostante abbiano applicato un codice etico, emergono punti di grande, diciamo, incoerenza con il codice etico che si sono dati. E siccome mi pare che la campagna elettorale sia Crocetta che la indirizza per provocare noi, poi tutto il resto, io non risparmio critiche nemmeno a Musumeci, col quale ho avuto per la verità opportunità più volte di misurarmi sì, almeno pubblicamente sui contenuti, mentre con Crocetta è successo mezza volta, dopodiché sono stata insultata. Quindi evidentemente è una campagna elettorale assolutamente surreale. Avviene negli scontri mediatici, non c'è mai l'opportunità di
affrontare un dibattito sui temi veri che riguardano la Sicilia. Allora, manteniamoci sempre sulle sue dichiarazioni. Un paio di giorni fa lei ha dichiarato: condividiamo i problemi sollevati dai sindacati di polizia dell'isola e siamo pronti a inserire le loro istanze nel programma di governo di Libera Sicilia. Quello che mi chiedo è questo: da decenni tra l'estrema sinistra e le forze dell'ordine non c'è mai stato un buon rapporto dal punto di vista sociale. Il volto gentile, il volto noi siamo il vero centro-sinistra, qual è estrema? Ok, ma in ogni caso non c'è mai stato un buon rapporto, perché non c'è nessuno più a sinistra io al momento candidato, a parte i comunisti italiani, a parte insomma l'altro partito, insomma quello. I comunisti italiani sono. No, 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 ho sbagliato io, va bene, non si preoccupi. Allora, io voglio sapere se in questo rapporto, che non è mai stato bello, il volto gentile di Giovanna Malano può cambiare le cose. Il rapporto è sempre stato un rapporto assolutamente costruttivo. Io l'ho inteso così, alcuni di quelle organizzazioni sindacali incontrate sono organizzazioni con le quali io ho lavorato per anni sui temi della sicurezza, della lotta alla mafia, dei problemi che riguardano dal femminicidio al problema della gestione dei migranti, che mi pare sia da questo punto di vista molto importante nella nostra isola, perché c'è una violazione dei diritti umani costante, sì, per via di una legge liberticida che si chiama Bossi-Fini, e che tratta i migranti in questo paese in maniera assurda, ci richiama tutta l'Europa. Sono stati tutti i temi che io ho condiviso prima nella mia esperienza sindacale come donna di sinistra, e questa diciamo etichetta dura così un po' da luogo comune che la sinistra è contro i poliziotti è una cosa che non mi piace. Mi piace una regola. Golotta, lei ce l'ha con Sortino, vedo. È il pubblicino. Ah, capisco, che fortuna. Allora, va tutto bene? Ha un sorriso molto spontaneo, Marano. Allora, lei ha dichiarato. Sì, no, è l'ultima, non si preoccupi. Allora, dal punto di vista della tromba, sì, ok. Allora, lei ha dichiarato: io non ho paura di niente. Noi però abbiamo un po' indagato e c'è una cosa che le fa venire una paura allucinante, una strizza dentro che non si può neanche immaginare. E chissà cos'è. Ma che sarà? Lei ha capito di cosa stiamo parlando? Ha capito? Cara Marano! Cioè, ma lo dica lei, di cosa ha paura? Ha paura di correre in moto. Ha paura di correre in moto. Diana, lei è la figlia, immagino, non lo sapevo, la voce della verità. Che bel momento familiare, perché Giovanna Marano, ci racconti? Che è successo? Ha investito qualcuno della fazione opposta? No. Allora, come mai? È un episodio che della mia giovinezza, ho avuto un brutto incidente in moto, posso andare, diciamo, a certe condizioni di grande serenità e sicurezza, quando sono un po' agitata e vado su una qualunque motocicletta o qualunque motorino, mi viene uno stato di agitazione piuttosto incontrollabile. Seguissimo di mano. Lo conoscevo Claudio Fava perché andava nel mio stesso liceo, aveva una motociclettina quando era ragazzo, ma non ci sono mai salita su, non mi ha mai invitato. Poi ha sbagliato strada e è andato in un'altra città. Errori che ci perdono con tempo. Mantenendoci sempre su questa storia di motorini, io so che lei, quando le sue figlie andavano in discoteca, pur di non vederle tornare in motore, le andava a prendere in discoteca, però naturalmente le bambine dicevano: mamma, non ti fare vedere proprio davanti l'entrata, mettiti un po' prima. E siccome le bambine facevano tardi, le 2, le 3, le 4, lei arrivava lì e si appisolava nell'automobile. E a favore della legge dello stalking? Andiamo avanti, io non prego, non voglio interrompere, sono molto curioso. Vuole rispondere? No, prego. Perché siamo passati dal motorino allo stalking? Ma vabbè, vuole passare alle altre domande per caso? Ok, andiamo avanti, andiamo a passare alle domande un po' più. Domande per sapere quanto Giovanna Marano conosce bene la Sicilia. Andiamo. Metta le cuffie. Come si chiamava l'abate
Casale che alla fine del 1700 contribuì a costruire la base di Palazzo d'Orléans. Lei ce vuole andare? Ok, sapete. Impreparata. Impreparata. La risposta è... giusto come in un telequiz. La risposta è Giovanni Francesco Monroy. Oh no, ma ha stennato benissimo. Prego con la seconda domanda. Seconda domanda. Ma quante domande ci sono? Così? 138. Che ci finiremo dopo domani. Ora no, sia concentrata. Domani mi aspettano a Ragusa. Telefono io, dico che... Prego, ma no. Allora, a destra dell'ingresso principale del Palazzo dei Normanni, si crea l'immagine in testa, c'è una lapide con una bella scultura. Chi è rappresentato in tale scultura? Secondo lei, abbi fede. Non la posso aiutare, Cristiano. Secondo lei, abbi fede. Ah, Federico II. Ah! Giovanna Marano, l'ultima domanda. Al microfono. C'è il portone centrale? No, allora, vedete esattamente a destra dell'ingresso principale del Palazzo dei Normanni. Quello che è sempre chiuso, ok. Non quello dove si entra con le delegazioni dei lavoratori, se no me sarei ricordato. Va bene, ok. Siamo alla terza, questa volta gliela faccio io. Allora, sempre una domanda culturale. Sarò clemente, cercherò di essere più chiaro possibile. Questa volta lei non dovrà trovare una risposta, ma pescarla fra le tante che io andrò ad elencarle. Una domanda risposta multipla. Sì, ringraziamo Coco Culotta che ha appena sottolineato la mia difficoltà oratoria. Grazie Culotta. Prego. Lei sta continuando a prendere appunti? Certo, sempre. La vedrà, vedrà. Dunque, Marano, quanti sono, è facile questa, molto facile, quanti sono i templi greci che si trovano dentro la valle dei templi e dentro la città d'Agrigento? 7, 9, 128 o Agrigento non è mai esistita? 7. La risposta è sbagliata! Erano 9, mi spiace, erano 9, la risposta esatta era 9. E chiedo scusa, ma io pensavo fosse della prossima. Buonasera. Lei ride già. Io, no, perché ho notato che, come ha detto giustamente il signor Sottino, sì. la Giovanna. Che siamo sempre colleghi. Sempre più confidenziali. È vero che ha, diciamo, coi toni è sempre più tranquilla, non però mia, che tanta gente potentate poco fa, ma fece addiventare tanto, fece addiventare. Ah, sì. Una cosa. Comunque volevo fare anche io una domanda alla. Visto Giovanna adesso sì. Si appresta a diventare il sindaco della Sicilia. Ma che sindaco, scusi? Candidata alla presidenza della regione. Il comandante della Sicilia. No, candidata governatrice della Sicilia. Il preside della Sicilia. Volevo anch'io assaggiare la conoscenza che ha della regione Sicilia. Scuso anticipatamente. La mia domanda è che è proprio pertinente sulla cultura siciliana in genere, sì. 160 gradi, è la seguente. Qual è la misura di reggiseno di Maria Grazia Cucinotta? Che domande sono, Pizzo? Scusa, ma lei... Maria Grazia Cucinotta dov'è nata? È nata in Sicilia? E quindi non fa parte della cultura siciliana? Non so di quale... È influente che l'Italia di reggiseno abbia. Ah, mi interessa comunque, non so... L'Italia 7, 9, 12 o 128? Recentemente ha girato dei film in Cina. Andrò in Cina e poi farò dire. Ma guarda in Cina, io la manderei da un'altra parte, lo si può andare in Cina. Mi è arrivato un altro curriculum! Ah, che fortuna! Panchitello Sortino, questo addirittura è molto più articolato. Grazie mille Sortino, lei è prezioso, se eventualmente non può fare più il giornalista, viene a fare il panchitello per me. Assolutamente. Allora, questo è addirittura in due pagine, quindi, oh, che bello. Quindi il nostro qui artista ha avuto modo di scrivere parecchio. E andiamo subito a leggere l'oggetto. Oggetto curricul vita. Questo è un tipo curriculo. Questo è curriculum tipo francese, no? Okay. Gentilissima ricerca del personale.
diciamo, lui abbraccia chiunque possa accogliere il suo curriculum. Certo, circa un mese e mezzo fa mi è giunto il tram, vuole fare strambiera, non lo so, vabbè, il tram, della vostra ricerca, che un mio amico mi ha insistito perché dice che cercate persone. Ci va, diciamo, alla lontana, sì, sì, io ho fatto due calcoli di pensiero e quindi, in evasione al vostro annuncio, vi scrivo. In evasione? In evasione. Scrive da Alcatraz? Ma che ne so. Oh, vi scrivo per nominarmi nel vostro archivio, così potete considerare il mio identikit di lavoro. Certo. Nembokid, identikit... Certo, sarai il rivale. Supereroi sono. Oh, il mio interprofessionale... Ma è tifoso, è lo sport è salutare. Oh, il mio interprofessionale è assai frastagliato, tipo i fiordi. Certo. Vabbè, è assai frastagliato. Infatti vi allego una breve, ma mi auguro chiara, circunnavigazione delle mie esperienze di lavoro. Vuole fare lo skipper questo. Prima il tranviere, poi lo skipper. Esatto, perché lui può fare tante, certo, cose. Oh, io sono uno che il lavoro è una cosa seria. Anche l'italiano. E comunque com'è? Reverenziato, di cui depositario di cultura parauniversitaria e polifunzionale a livello autodidattico. Dove vuole arrivare questo? Ce lo domandiamo tutti. Ah, attualmente opero nel lavoro interanale. Allora, sì, purtroppo trovare un lavoro è una gran botta di culo per adesso, quindi sì, probabilmente vuole dire questo. Ma ve lo scrivo sottovoce. Come si scrive sottovoce? Non lo chiedo. Voglio cambiare perché la sera torno sempre scremato e mi voglio spelagare di cui nel vostro settore c'è peluria di manodopera e quindi eccomi qui. Peluria! Lavora in una pelliceria, ma non lo so, signor Pasqua. Allora, adesso però va a, diciamo, alla descrizione della sua persona. Stato civile? Sì. Stato civile celebre. Personaggio famoso, non lo so. Non sposato, non fidanzato, senza relazioni sentimentali, senza impegni futuri, di cui potete presumere che nel lavoro non mi distraggo, perché metto sempre il carro sui buoi. Dice, non è che tipo mi chiama la mia fidanzata al lavoro, perché non ne ho, e quindi lavoro 8 ore al giorno come è previsto. Oh. Altri interessi. Qui, diciamo, spunta fuori la parte interessante del personaggio, perché gli interessi sono davvero singolari. Colleziono targhe antiche con la scritta ritirata uomini e ritirata donne. Ma sono quelle del bagno? Sì. Boh, non lo so. Tiro a segno. Come... a parte di un curriculum, sì, esatto. C'è da vantarsi, certo. Mi diverto a fare l'elettraulico, che è un elettricista che parla con termini desueti. Oh. Il mio domicilio è a Cefalù in via Porto Salvo numero 41 e sono residente a Bagheria in via Aldisio numero 9, ma abito a Palermo in via Marconi numero 3. Ma che è proprio Paolo? Praticamente. vabbè, ma andiamo a concludere. No, sono sicuro. Mi credo, l'ultima parte che mi ha tradito. Assolutamente. Prego. Oh, però abito con mia madre specifica. Anzi, per la privacy, che lui scrive privacy perché con la S, è come l'amico, è come l'altro amico che, come si pronuncia, si scrive privacy. Vi prego la massima discrezione, questo è un momento toccante, vi prego la massima discrezione e riservatezza, per cui non scrivetemi ma telefonatemi alle ore 13, mai al telefono di casa, perché se lo sa mia madre succedono problemi. Esatto. Ma che situazione familiare ha questo? Oh, per questo sono deperibile solo sul telefonino. Non è a lunga conservazione, praticamente. Sì, scremato, esatto. Oh, ma non voglio dilungarmi troppo, vi mando uno straccio delle mie esperienze di lavoro, mettendolo per iscritto, perché, come si dice, erba volant. È un latinista. No, è un latinista, Non è fa parte del suo sindacato? Può essere, devo avere le tessere. Vabbè. Oh. Sì? Penso quello che dice. Che mi dà, però parla piano. Abbiamo la manana, noi abbiamo chissà chi. Esatto, quindi è giusto. Infermiera da siringata. Assolutamente. Giusto. Allora, per la legge del Galante, sì, che è una persona molto educata. Ma guarda, non mi sorprendo più, può andare avanti. Esatto. Autorizzo il trattamento dei miei dati alla
signora vostra, forse si rivolgeva direttamente alla madre, signora, sapeva che era, non lo so, in merito alla normativa della descrizione. Sì, in merito alla normativa della descrizione in fatto di dati, documenti varie eventuali. Riferisco caldamente PS. Yes. C'è sempre un PS. C'è sempre un PS. Mi chiamo Gaetano Testacossa in fede, cioè perché lui è ancora. Ah già, perché non si è presentato per tutto il cuore. Ma che geniaccio questo qua! Vabbè, allora, al signor Gaetano Testacossa, che è veramente un premio Nobel per l'architettura mentale, anche qui. Ma no. Proprio dal cuore deve venire. Come se lo immagina questo signor Testacossa, non lo so, dietro uno sportello di un ufficio, una scrivania? No, dice no. E la invito a non andare avanti. Forse un lavoro più fisico, più pratico. Io penso che forse il signor Testacossa abbia bisogno anche, che so, di fare un colloquio con un servizio sociale, perché picchicciamo la testa troppo grossa e ci sguazza, io ce ne vedo, può essere un disagio, emerge un disagio da questa descrizione. Non è solo un problema, diciamo, di grammatica, ma lo vedi che i suoi consigli mi tornavano utile. Sta dando dei consigli puntuali e precisi, certo. grazie veramente, io di cuore. Senta Pizzo, io veramente dal profondo della mia anima mi viene da porre una domanda. Ma c'è veramente speranza secondo lei per questi giovani? Ma guardi, io vede, sento sempre parlare del problema della fuga dei cervelli all'estero, certo. Penso che ne ha sentito parecchio parlare. Adesso quello che mi viene proprio sempre da solo, cioè proprio, non ha importanza, assolutamente, da chiedermi è: il problema della fuga dei cervelli all'estero, sì, non sarebbe un po' meglio porre l'accento su tutte le teste di cazzo che invece rimangono in Italia? Certo. Che dice? Perché forse il problema sta proprio prefino io che le faccio domande che non sono migliori. Allora io la saluto nuovamente, riferisco, e grazie per l'incontro e per il confronto. Sì, veramente. Sta parlando definitivamente. Chi lo sa, me lo auguro con tutto il cuore. Lo scopriremo solo vivendo, come cantava questo. Signore e signori, siamo arrivati adesso alle domande a raffica. Bel termine, raffica. Cosa sono le domande a raffica? Molto semplici, si dividono in quattro serie: favorevole o contraria, aggettivi, sì o no e gioco della torre. Cominciamo con favorevole e contraria. Il regolamento è molto semplice: a ogni domanda le dovrà rispondere soltanto con favorevole o contraria. Pronta? Pronta? Sì. Proceda, Sortino. Marano, lei è favorevole o contraria al registro regionale delle coppie di fatto? Favorevole. Alla creazione di quartieri a luci rosse nelle città? Contraria. All'apertura dei musei regionali anche la sera e nei weekend? Favorevole. Al voto agli immigrati? Favorevole. Al finanziamento pubblico dei partiti? E mo? Sbagliamo. No, da correggere, ma non sono contraria, se no fanno politica solo i vecchi. Ok, favorevole o contraria alle sfilate di Nicole Minetti? Come? Alle sfilate di Nicole Minetti? Contrario. All'esame tossicologico per i politici? Favorevole. All'interruzione della musica nei locali dopo la mezzanotte? Contrario. In bottega molto, no? Ah, ecco. Senta Marano, lei è favorevole o contraria alle ricerche sulle cellule staminali? Favorevole. Alla riduzione del numero dei consulenti esterni nella regione? Favorevole. All'abolizione delle province? Favorevole. Alla chiusura del reality La Scimmia? Ma chi se l'è visto? Ma non so cosa sia. Favorevole o contraria al Nobel per la pace all'Unione Europea? Contraria, perché l'Unione Europea non ha fatto politiche di pace. Favorevole o contraria al ponte sullo stretto di Messina? Contraria. Alla riduzione degli stipendi del presidente della regione e dei deputati dell'Lazio? Favorevole, ma una riduzione drastica. Bene. Marano, mi scusi, chi è il suo pornodivo preferito? Ma non pornodivo preferito. Amoni. Forza. Non la conoscerà. No, non la conosco. Sta sfogliando il suo archivio mentale. A che lettera è arrivato? È difficilissimo. Allora una lista c'è? No, non c'è una lista, c'è proprio argomento sconosciuto. Non ha mai visto un film porno, pazienza. Ho capito,
sporcaccioni siamo solo noi. Bene, seconda serie di domande a raffica, pronta? Prontissima. È la volta degli aggettivi. A ogni nome pronunciato da Vassili Sortino lei dovrà aggiungere l'aggettivo che riterrà più opportuno. Pronta? Ready? Marano, un aggettivo per Nello Musumeci. Stantio. Rosario Crocetta. Applauso, fatto, 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 fatto. Un aggettivo per Rosario Crocetta. Vabbè, forse una risposta questa. Mariano Ferro. Consociativo. No, no, consociativo era per Crocetta. Mariano Ferro. Mariano Ferro. Energico. Un aggettivo per Tiziano Ferro. Melodico. Cateno De Luca. Fuori dal comune. Karl Marx. Sempre valido. Luciano Lama. Enrico Archiviato. Mimi Bruschetta. Simpatico. Un aggettivo per la bruschetta. Buono. Calda. Mario Monti. Sobrio. Enrico Berlinguer. Mitico. E attuale. Un aggettivo per Angelino Alfano. Finto. Beppe Grillo. Sguaiato. Pier Ferdinando Casini. Non ho trovato quello giusto, però ipocrita. Fabio Volo. Sua dente. Gianfranco Micine. Stravagante. Pierluigi Bersani. Emiliano. Un aggettivo per Franco Mineo. Opaco. Per Giuseppe Lupo. Finto. Un aggettivo per Tiziano Di Cara. Forza. O faccia. Lei sa chi è Tiziano Di Cara? Come non lo sa chi è Tiziano Di Cara? Lei ha presente dove si trova? Lei sa che palcoscenico è seduta? Sì, di Tiziano Di Cara. Una differenza fondamentale. Lui è presidente, lei no ancora. Esatto. Allora, andiamo a giocare. Parte la fortuna. Un aggettivo per Vittorio Sgarbi. Isterico. Silvio Berlusconi. Stasbordante. Matteo Renzi. Infantile. Franco Fiorito. Corrotto. Maurizio Landini. Energico. Roberto Formigoni. Da rottamare, volevo dire, però okay, l'aggettivo. Okay. Il rottamato. Okay. Il Pulcino Pio. Marano, mi scusi, quale parolaccia lei utilizza più spesso? Ma vuol dire, non c'è problema, siamo tra amici. Non le dico moltissime. A questo punto. Non le dico moltissime, proprio quando sono arrabbiata. Non sei proprio arrabbiata? Dico... No, crocette, che dice crocette? No, proprio non... Cosa dici? No, ogni tanto proprio mi scappa... Può capitare! C'è cioè, qualche vocazione che riguarda, diciamo... Certo! Gli uomini. Ok. Ho capito. Che ricorda, diciamo, le prerogative sessuali maschili. Sì. E non guardava film porno, non aveva... Sì. La saluta lei. Bene!
Sono stata solo sincera, però. Okay. No, noi apprezziamo la sua sincerità. Bene, è pronta. E poi sono parolacce sdoganate, le usa anche pure la Letizietto in televisione. Esatto, quindi anche lei può dire questa sera. Certo, va bene. Terza serie. Di domande a raffica, il sì e no. O no? E queste saranno le sue risposte alle domande di Sortino, sì o no? Vado. Vedi? Malano, risponda sì o no. Si è mai ubriacata? Sì. Crede in Dio? Sì. Fuma? Non più. Quindi si è mai fatto una canna? No. Ha mai raccontato ha mai raccomandato qualcuno? No. Lei è mai stata su YouPorn? Parte dei suoi voti verso Rosario Crocetta? Forza! Sì. Oh. Conosce delle lingue straniere? Sì. A noi ci hanno detto che lei, con tutto rispetto, l'inglese è messa male. Sì, però conosco il francese. Allora, risponda sì o no. Il francese lo conosco. Leggo tutto in francese, capisco. Tieni. Sa cucinare la pasta con le sarde? No. Ci inviterà? Perché sono catanese, posso cucinare quella con i mescolini, con le amici. Ah, ok. Ci inviterà a cena a casa sua dopo questa intervista? Sì. Grazie. Io sono della Sicilia orientale, sono si accusato. Allora la pasta con i piselli mascolini. A proposito, ci hanno raccontato un aneddoto che dice che lei a Natale cucina cose strane. Che ma che cucina? Avversari del PDL arrosto? Bondi di alla ghiotta le faccio. Senta, continuiamo così o no. Ha dormito in fabbrica con gli operai? In treno. La bussavano? Puzzette? No. Capito. No. Ha mai cantato Bandiera Rossa? Sì. Ha scelto per quale cantante di X-Factor ti fare? Sortino. No. Legge libri di autori francesi? Sì, molti. È molto amica dei fidanzati e degli ex delle sue figlie? Sì. Io so che addirittura c'è un album che lei mette a casa di tutti questi picciotti. Questo è stalking, lo sa, vero? Sì. Allora, sì o no, ha il profilo su Facebook? Sì, recentemente. Sì. Si finge i capelli? Sì. Quando incontra Lulu Orlando, vi esprimete in aramaico? No. Immagino che è con l'uovo che viene fuori. Lei crede nell'antipolitica? No. Si è mai fatta la cacca addosso? No. Da adulta intendo? No. Okay. Se è eletta presidente, andrà ad abitare a Palazzo d'Orleano? No. Una domanda, Marano, ma lei canta sotto la doccia? Sì. Ah. A proposito, che succede? Cantare. Sì. Siamo pronti, Al? Glielo chiediamo. Scusate, sì, che sta succedendo? Ci risulta che... Ci siamo preparati. Ci risulta che, signora Marano, sì, lei sia una canita fan di Fiorella Mannoia. Sì. Vero? È vero? Sì. Sì, è vero. È vero. Ha confessato, confessato. Allora, noi vorremmo chiederle la cortesia, il favore, il piacere di cantare con noi. No, sono stanatissima. No. Signora Marano, guardi, allora, no, abbiamo preparato, no, quello che le donne non dicono. No, non dico. Non dico. Quello che la Marano non canta. Opzione A, opzione B. La come si cambia? Chi si c'è pensiero? Vabbè, certo. Come si cambia? Oppure che sarà? Attenzione, perché se non risponde subito suona la trombetta. Quelle che non danno, quello che le donne non dicono. Quello che le donne non dicono, quella che non conosciamo. Proprio quella scegliamo. Avevo detto che sceglieva questa. Allora, in modo galante garantite di cantare assieme a lei, giusto? Sì. Ok. Spero si deve mettere in piedi, ma non mi possiamo fare una. Prego, vi lascio tutto lo spazio che avete. Cosa facciamo? Sì. Ascoltiamo del dolore.
ultimi 70 minuti, gli ultimi 70 minuti. Prego, prego. Marano, ancora andava a mangiare qualcuno. Giovanna Marano, ma complimenti, dopo questa istituzione sono sempre più convinto che il suo futuro è nella politica. Andiamo avanti! Bene, siamo giunti alla quarta ed ultima serie di domande a raffica. Il gioco della torre sta svenendo? No. Bene, che cosa consiste il gioco della torre? No, è semplicissimo, guarda, lei deve immaginare una torre, ok? Lei è nel mezzo, a sinistra e a destra ha due persone e lei deve scegliere chi. Una. Brava Giovanna Marano! Prego Sottino! Marano, lei chi butta giù tra Antonio Di Pietro o Nichi Vendola? Giancarlo è mio cognato. È vero, è vero, benissimo. Allora, chi butta giù tra Antonello Cacolici o Beppe Lumia? Beppe Lumia. Tra Biagio Antonacci o Emma Marrone? Biagio Antonacci. Tra i sermoni di Roberto Saviano o quelli di Adriano Celentano? Quelli di Adriano Celentano. Tra Gianfranco Fini o Gianni Letta? Quelli di Gianni Letta. Butta giù tra Claudio Fava o la Fava? La Fava. Ah però, chi butta giù tra Filippo Lamantia o Benedetta Parodi? Benedetta Parodi. Tra israeliani o palestinesi? Io sono pacifista però faccio gli israeliani. Li buttiamo gli israeliani? Ok. Tra Mozart e Marilyn Manson. Ci sta pure pensando. È una dura lotta, eh? È dura. Sì. Le piace Marilyn Manson? Quale? Butta Marilyn Manson? Sì. Chi buttiamo giù tra Mauro o Papa Ratzinger? Tra Mauro e Papa Ratzinger? Andrà a cucinare allora
Se diventerà presidente della regione, cosa prevede il programma dei suoi primi 100 giorni di governo? Di ridurre la spesa per la politica, di ridurla davvero, nel senso non come il disegno di legge che hanno presentato al Senato da 90 parlamentari a 70, si può fare di più, di portare le indennità dei parlamentari a uno stipendio dignitoso. Stipendio dignitoso per i nostri, c'è un sondaggio fatto ai giovani nel nostro paese che dice che la felicità sono 3.500 euro al mese, penso che possano bastare per un politico, e poi la spesa, gli sterperi della spesa della macchina regionale, abolirò tutte le consulenze, tenerne qualcuna per le emergenze che possono succedere in una regione, e tagliare tutti i consigli di amministrazione dei carrozzoni clientelari, svuotare i carrozzoni clientelari, proteggendo i lavoratori, ahimè anche loro frutto della clientela, ma che bisogna tutelare, e sburocratizzando in maniera efficace, siccome però sburocratizzare lo usano tutti. Diciamo che mi piace più efficientare la macchina amministrativa regionale. Ho finito! Io ho finito. Allora non ho finito. Concluda, Marano, per favore. Diminuendo il numero dei dirigenti regionali per ottimizzare gli uffici, con dei carichi di responsabilità ben precisi assegnati, ma i dirigenti regionali nominati per bandi di evidenza pubblica in maniera trasparente per le competenze e le esperienze maturate, visualizzate nel bando, non come l'albo dei direttori generali della sanità, per i quali introdurremo le stesse regole. Ok, direi che è un gran bel obiettivo. Chiedo scusa, cosa ha finito? Allora ho finito. Sì, lei ha terminato? Prego. Sì, mi può spiegare cortesemente cosa... Adesso dobbiamo svelare questa cosa. Allora, io e mio socio Al di Rosso della Bottega, insieme alla signora Marano, abbiamo scritto una canzone. Come insieme alla signora Marano? Sì, abbiamo scritto una canzone qui, stasera. Spiegatemi meglio, per favore. Allora, io ho preso appunti perché ho raccolto un po' alcune delle risposte della signora Marano di stasera. E adesso mi cercherò con Al, non abbiamo ancora concordato neanche la parte musicale, cercherò di mettere in musica le risposte della signora Marano. Cioè, avete improvvisato una canzone? Sì, live? Diciamo che è una canzone estemporanea. Estemporanea? No, la canto io. Però di questo è suo, eh? Sì. Il testo l'ha scritto la responsabilità, è sua. Io non ho... Che bella novità. Ha un titolo, chiedo scusa. Sì, si chiama Io non ho paura. Io non ho paura. Allora, mi permette un annuncio a questo punto, stile Sanremo? Certo. Di Marano Gulotta di Rosa, Io non ho paura. Dirige l'orchestra La Bottega Repro. Meglio scemi che ostaggi nella vecchia politica.
ascolto, anche se di tempi in agrigento io non ne so molto. Veramente ho scoperto pure questo talento. Ho avuto una commozione, signori miei. Complimenti alla bottega retro, complimenti a...